E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi andiamo sempre su Pokémon versione Smeraldo, episodio 9 ragazzi. Ed eccoci qua ragazzi, a Ciclamipoli. Benissimo. Allora, vediamo un attimo se i Pokémon... Ok, perfetto. Allora, qui c'è la palestra. Oh, zio, per favore, voglio sfidare questa palestra per vedere se ho fatto progressi. Posso, ti prego? Aspetta, Lino. Da quando hai cominciato a vivere con i Pokémon sei diventato molto più forte, ma non pensi di esagerare nel voler sfidare subito una palestra? Non sto esagerando, io e Ralts insieme possiamo battere chiunque. Ralts? Ancora non ha fatto evolve? Oh, ciao, Ricky, sono diventato molto più forte da quando ci siamo visti l'ultima volta. Vorrei che tu e mio zio lo capiste. Ti di lottare con me? Vai. Vai. Contro Lino, ragazzi, attenzione. Attenzione, contro Lino. Incredibile, controllino. Curet. Bello. Ok. Da contorno, shock subito. Let's go. Let's go, baby, let's go. Let's go, let's go. Attenzione. Ok. Vai. Ancora contorno, shock dovrebbe sparire, ragazzi. Dovrebbe sparire. Ok, addio Lino, padre Pio. Ok, cioè, quindi bello sto Ralts, era Furret, però va bene, vabbè. Grande. Io ritornerò a Mentagna. Ok, nessun NPC di diventare sempre più forte. Vai, e vanno a casa ragazzi. Mi sono appena reso conto che sei l'allenatore che ha aiutato Lino a catturare il suo Pokémon. Perché non ci viene a trovare a Mentagna un giorno? Lino sarà felice. Va bene. Va benissimo. Okay, arriva sempre lui, il mitico. Stavo guardando la lotta. Tu e quel Lino siete amici, non è vero? Ma tu hai dato il meglio di te e l'hai battuto in maniera esemplare. Sì, e questo è il vero spirito delle lotte di Pokémon. Adoro gli allenatori che si comportano così. Farò il tifo per te. Allora, visiamo tutta la città ora, ragazzi. Allora ragazzi, qui c'è il casino, quindi vediamo un attimo il tutto. Ma mi hanno detto che qua vicino al casino, ragazzi, dovrebbe essere la signorina che mi dà il salvadanaio. No, non è qui. Che abita qui accanto, quindi può essere questo. Non penso. No. Oh, però attenzione, abbiamo fatto bene a parlare, eh? Un attimo parlerò con tutti. Spaccaroccia, ragazzi, buono. Allora, andiamo da sta parte, ragazzi. C'è una bella lotta in doppio, quindi la facciamo instant. Po. Dateci dentro, Pokémon 1, 2, 3. Quante cavallo è re? Vieni dentro di me. No, oh my god. Credili e Zubat. Ok, credili, va bene. Easy, ragazzi, penso sta battaglia. Vai, Zapdos e Charmeleon. Buono shock e braciere qua. Ok. Ok, non mi ha tolto niente. Acido fa. Fa diminuire la difesa, ragazzi. Non me la ricordavo. Ok. Oh, ok, non toglie niente. Braciere su Cradily. Ok. Zapdos confuso. È così confuso. Ok. Allora, limitazione. Non è più confuso Zapdos, quindi tuono shock a Cradily. Ok, Cradily è andato a quel paese. Mi sono tenuto Zubat per ultimo perché tanto ho detto. Tanto raga, c'è uno di vita. Voltorb. Sgomento. Facciamo sempre così. Braciere. Ok. Incredible. Charmeleon sciotta, ragazzi. Vai Charmeleon, vai Charmeleon. Charmeleon. Nidoqueen. Tuono shock non effetto su Nidoqueen. Ok. Quindi proviamo a usare il braciere su Nidoqueen. Ok. Allora, qui uccidiamo Zubat e qua con lui, vai. Mamma mia. Ok, Zubat è andato a quel paese, intanto ci ha avvelenato Zapdos, ragazzi, Zubat.
Scusate, Nidoqueen. Ok, qua riuso. Qua riuso. Allora, beccata a lui e braciere a Voltorb. Così Voltorb se ne va a quel paese. No, mo uno di vita, zio. Non ci credo. Ok, Voltorb, addio. Sento Zapdos che sta per morire, Zapdos. Mi sa Zapdos muore, raga. Teddy Ursa? Che bello Teddy Ursa, zio, però. Ok. Veleno spina. E mi sa muore. Mi sa prossimo round muore. Siamo così, allora. Vai, Charmeleon, un braciere. Ok, speriamo che boh, Teddy Ursa muore, una roba del genere. Intanto Charmeleon livello 21, ragazzi. Tono Shock. E vabbè. E Zapdos, ragazzi, ci saluta. Ci saluta Zapdos. Meno male che non sto facendo una Nuzlocke o roba del genere, perché sennò erano morti i Pokémon. Ok. Poi braciere e addio Teddy Ursa. Mi stava a morire anche Charmeleon comunque, ragazzi, eh. Incredible. Allora, qui sopra c'è la pensione Pokémon, se ricordo. Ok, sì, c'è la pensione. Vabbè. Non mi interessa tanto, sinceramente, però. Allora, qua c'è una bella lotta in doppio, la facciamo subito. Facciamo subito, ragazzina, lotta in doppio. Un'altra lotta in doppio per allenarci i Pokémon per la palestra, ragazzi. Per la palestra. Per la palestra, attenzione. Oh. Slowpoke Vaporeon. La facciamo. Tono Shock e braciere. Ok, vediamo se con tuono shock gli faccio danno o robe di genere. Va bene, paralizzato, buonissimo. Ah, Zapdos, tuono shock a Slowpoke e addio. Perfetto. Facciamo così, facciamo. Vai. Perché ho usato Graffio? Mi sono confuso. Mi sono confuso, ragazzi, però va bene, ci sta bene. Vai con tuono shock. Non ho fatto niente. Ok. Proviamo beccata e braciere. Mamma mia, quindi è tipo erba. O acciaio. O qualcosa, ragazzi, Vaporeon. Vediamo un po'. Erba. Vaporeon tipo erba, ragazzi. Incredible. Ma vero? Ok, anche questi fatti. Anzi, ragazzi, mi faccio tutti gli allenatori qui. Ok, mi faccio proprio tutti gli allenatori. E ci vediamo per fare la palestra. Allora, ragazzi, qua ho fatto tutto, ho battuto quasi tutti. Ho i Pokémon abbastanza livellati ora. Ma se io dovessi catturare qualcuno di nuovo, o tolgo Fluffy, ragazzi. Oh Cristo! Tuononda? Ragazzi, Venusaur? No, te prego. No, ragazzi. No, ragazzi. Devo riaverlo subito al Fry. Intanto prendiamo questa. Ragazzi, Venusaur. Se voi scrivete nei commenti che Pokémon trovare, cioè che Pokémon volete e appaiono, incredibile. Cioè, Sara, ok? Sara, Bulbasaur, c'è Venusaur. No, ragazzi, non ci sto credendo, 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 non ci sto credendo. Quindi è rimasto erba, tipo, perché è beccata super efficace, quindi. Ok, sì, è rimasto erba. Ok, allora. Ritorno dopo tanto tempo, però. È un problema, perché ha parassi seme. Quindi l'altro era morto, ragazzi, quindi è un po' un problema, eh. Allora, io ci provo. Io ci provo, ragazzi. Però Venusaur è tosto a catturarlo, secondo me. Uno, due, tre. Cazzo. Niente. Proviamo così con la Mega Ball, ragazzi. Uno, due, tre. Venusaur, raga. E ragazzi, Venusaur.
Attenzione. Al posto di Pidgeot lo metteremo. Al posto di Pidgeot, raga. Ok. Allora. Abbiamo messo Venusaur, ragazzi. Tipo lotta. Tipo lotta, ragazzi. Oddio. Tipo lotta, aiuto. Ok, ora tocca allenare Venusaur. Ho sconfiggurato altri allenatori, eh. E poi dopo la palestra, ragazzi. Allora, vi avviso che Venusaur vuole imparare bene in polvere. Benissimo. E anche sonnifero. Oh my god. Allora, ragazzi, ho combattuto qua tutti e siamo arrivati a Mentania. Ok. Mentania, un'altra città, perfetto. Però la faremo al prossimo episodio, Mentania. Quindi, mo andiamo subito a comprarci un po' di Mega Ball. 10. Un po' di pozioni. 10. Ok, andiamo a fare subito la palestra, ragazzi. Eccoci qua. Andiamo a fare la palestra. Subito. Facciamo questa in doppio. Blaziken 17. Figo. Tutto 17. 4 17 ci sono qui. 3 17, ragazzi. Incredible. Ok. Perfetto. Così avveliniamo con Venusaur, raga. È perfetto Venusaur. C'ha sonnifero e avvelenamento. Però io avveleno sempre perché avveleno è bello. Cioè, avvelenamento è bello perché almeno toglie danno. Ok, allora, dopo Blaziken penso che dovrebbe morire presa. Oh. Ma ci sono quasi Venusaur, raga. Madonna, se faceva beccata su Venusaur. Forse Blaziken è morto. Ok. Blaziken è morto. Ora cambiamo un attimo Venusaur. Ok, livello 18 intanto Venusaur. Madonna, Charmeleon è livello 25, ragazzi. Che cazzo è? Mo se sapete che faccio? Cambio Venusaur e metto Parasect. Così un altro abbinamento c'ho. E qui bracere a lui. Ok, veleno in polvere a lui così papapero papapà. E Charmeleon dobbiamo usare i braceri. Addio Creudon't forse. Sì, sì, addio fratello pisello. Ok, perfetto. Livello 21 Parasect intanto. Buono, buono, almeno livelliamo un po' tutti, ragazzi. Ok, Charmeleon, addio Sharpedo. Addio Sharpedo, Sharpedo bello, addio. Perfetto. Ok, qua niente, taglio. Ok, è rimasto Poliwhirl, vero? È rimasto il bomberone. Facciamo Sanguisuga e Braciere. Comunque Parasect, ragazzi, ha poche mosse. Ok, non mi fa tanto danno. Diciamo ha poche mosse per attaccare Parasect. Quindi questo è un po' da rivedere, diciamo. Però intanto si cura un pochetto. Ok, dovrebbe morire con il veleno. Perfetto, ragazzi, perfetto. Allora, per proseguire qua era così. Ok, ok, perfetto, perfetto, vai. Un'altra lotta in doppio, ragazzi. Allora, usiamo sempre bella in polvere. Fa braciere a filo. Oh! Vabbè, doppio braciere a filo e muore male, ragazzi, comunque. Quindi non serve usare un altro veleno in polvere. Oh sì, aspetta. No, veleno in polvere fallisce. No, Diglett con fossa, Cristo Dio. Vabbè, facciamo a lui e facciamo a lui, vai. Ok, Firo è andato a quel paese intanto. Venus a livello 19. Mamma mia, raga, che abbiamo due starter qui. Due fenomeni. Venusaur e Charmeleon. Alakazam. Fallisce. Incredible. Ma vero? Diglett of Fossa, vediamo quanto toglie. Mortasci sua. Mortasci sua. Uccidiamo Diglett, va. Diglett, devi morire. Ok, madonna, raga, stavo uccidendo Charmeleon, Diglett, eh. Ok, 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 ok. Poliwhirl. Vediamo se è vero un polvere cinese, va bene. Non beve, fa danno, si ricorda, ragazzi, però. Sì. Precisione, va bene. Tanto mo penso di cambiarlo. Bravo, bravo. Ok, ragazzi, ci ho messo Jolteon con... cioè, al posto di Charmeleon.
Allora, Poliwhart dovrebbe morire. Comunque è bellissima la Kazam, ragazzi. Allora, se dovevi trovare la Kazam, toglierei Fluffy, sinceramente. Ah, Poliwhirt ha fatto sottomissione e è morto da solo, ragazzi. Cosa stupenda e molto. Cioè, fa molto ridere come cosa, sinceramente. Vai, tuono shock ha un effetto sulla Kazam. Cazzo è? Tipo terra la Kazam. Oh, Venusaur! Eh sì, è tipo terra per forza. Eh sì, e let's go! Ragazzi, ho combattuto contro l'altro. Incredibile, a Lugia. Incredibile. Porca troia. Assurdo. Beh, metto Fluffy. Ragazzi, ma Lugia ha tipo boato e mi ha fatto cambiare 4 Pokémon consecutivamente. Ma è incredibile. Guardate quanti Pokémon prendo l'XP. Allora, Charmeleon, Fluffy, Zapdos. Ok. Goldack, ok. Addio Goldack, easy. Ok, Zapdos livello 22. Comunque ragazzi, la squadra ce l'abbiamo, la squadra ce l'abbiamo. Ragazzi, ragazzi, ragazzuoli, eccoci qui. Ho abbandonato i miei piani di trasformare la città, quindi passo il tempo ad inventare tra bocchetti la mia palestra. E che cosa ci fai tu qui? Non mi dire che hai superato tutte le mie porte truccate. Vabbè, una cazzata. Walter, ragazzi. Attenzione. Siamo pronti a distruggere questo coglione. Sneasel, livello 20. Vai, Venusaur. Velen polvere subito. Con colpo, ragazzi. Ok. No, si è curato sto bastardino. Guarda, uno di vita, ragazzi. No, attacco rapido. Jolteon. Fergute. Oh, mi staffa fuori tutti comunque, sto bastardino. Intanto, addio Sneasel. Ah, papapero. Bravo Jolteon. Slaking, vai. Ragazzi, posso dire, sto bastardo c'ha una vita della Madonna, ragazzi. Guardate. No, non gli tolgo nulla, raga. Ok. Oh, mamma mia. 900 esperienza. Ah! 900 di esperienza. Madonna. Tuononda. No, colpo karate. Beh, tuononda, tuononda. Mi ha fatto fuori i Fluffy. Ragazzi, abbiamo due Pokémon. Oh, che Assarola. Allora, dovrei ucciderlo. Dovrei. Ma questo è stronzo. Oh, se usi qualcosa. Ma vaffanculo. Ciao! Ciao, Machop. Ok, il prossimo è Salamence. Ma non lo posso trovare selvatico, ragazzi. Ma non posso trovarlo selvatico. È il mio Pokémon preferito, Cristo Dio. Quanto è bello. Quanto cazzo è bello, ragazzi. Oddio. Oddio, no, mi sto bagnando tutto, raga. Guarda quanto è bello. Mortacci sua. Ah, ragazzi, abbiamo un revitalizzante. Usiamo la Charmeleon perché è quello più forte, diciamo. Spero che non è tipo erba o robe. Non è tipo acqua o robe del genere. Poi usiamo la gassosa. Anzi, super pozione. Sempre a Charmeleon. Ok, andiamo, vediamo un po'. Ragazzi, l'ultimo in vita. Charmeleon. Vacca cedro, mortacci sua. Beh, braciere. No, ragazzi, no, no, no. Botto in testa. Ah! Vabbè, ragazzi, ci riproviamo subito. Ma siamo ritornati a Salamence. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. Allora, Fluffy contro Salamence. Attenzione, botto in testa mi toglie pochissimo contro lui. E vabbè. Allora, ancora Salamence. Oh, stavolta c'ho più Pokémon, ne vediamo un po'. Vediamo un po' se riesco. Ecco i Pokémon che ho. Parassi insieme. Dai! Ragazzi!
Ragazzi, Parasect, ti prego. Mamma mia, ragazzi, Salamence, quanto cazzo è forte. Mamma mia, abbiamo battuto la palestra. Questo c'è una Salamence, ragazzi. Il mio cazzo Pokémon preferito. Medaglia d'Ima l'ho presa, ragazzi. Presa, presa, conquistata anche questa. E stiamo alla terza medaglia. MT34, Madonna, Salamence, ragazzi. Ragazzi, vi dico, se voglio Salamence, cioè, se trovo Salamence, addio Parasect. Anche se Parasect ha battuto Salamence, però. Quella è una cosa un po' così strana, però. Allora, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo conquistato la terza medaglia. Ci vediamo al prossimo video, che faremo Mentagna. Ciao belli!